L'organizzazione del mondo del lavoro ha subito una rivoluzione con pesanti ripercussioni sulla economia, delle società moderne. I vecchi mestieri dell'era industriale sono oggi mestieri che vivono la crisi più grande. Crisi non vuol dire che un mestiere non sia più valido, ma semplicemente che sia cambiato. Potrei fare l'esempio dei giornalisti. Il giornalista di 40 anni fa non è il giornalista di oggi. Il mondo e l'ambiente in cui lavora sono enormemente mutati. Oggi chiunque può aprire un blog e iniziare a scrivere al mondo. È possibile farsi una cerchia di affezionati lettori e far arrivare a loro aggiornamenti costanti. Facebook stesso è una piattaforma di social news. Chiunque è un produttore di contenuti testuali, foto oppure video. Non leggiamo più le news, ma scrolliamo il news feed dei nostri amici. Non leggiamo più news globali, ma ci interessano invece le news social delle nostre cerchie. L'ordine dei giornalisti non ha più senso di esistere, ma tutto sommato non hanno più senso di esistere, questo come tanti altri ordini, a mio modesto parere. Personalmente, infatti, ritengo che gli ordini delle professioni, dei corporativismi che servivano nell'era industriale a proteggere la professione, i professionisti, con l'avvento dell'era dell'informazione, di internet, questi equilibri statici e conservatori hanno ceduto invece il passo a squilibri dinamici dell'innovazione. Grazie alla semplicità di reperire informazioni da fonti alternative, oggi non è più necessario far parte del mainstream per vivere al mondo. Questa è una crisi dell'intero sistema. Come dicevo, crisi significa cambiamento. Tutto il sistema delle professioni è cambiato. Il sistema della produzione degli oggetti, il sistema dei servizi è completamente ris diverso rispetto a decenni fa. E la frattura aperta tra conservatori e innovatori non è mai stata così profonda. Mentre ti parlo, abbiamo appena lanciato da qualche giorno una pubblicità su internet per la telemedicina. Abbiamo mandato sul territorio italiano la proposta per odontotecnici di collaborare col nostro centro produzione qua in Moldavia. La risposta? 20 richieste in sole 4 ore. Abbiamo dovuto fermare la pubblicità. Un nuovo modo di produrre e consumare. Centri produzione delocalizzati al di fuori dei confini nazionali e centri di assistenza locali. Il futuro appartiene agli innovatori e a chi sa cogliere l'innovazione. Con le cure transfrontaliere o turismo sanitario si apre una nuova opportunità che mai era stata possibile fino ad oggi. Tutto ciò senza informazione non sarebbe stato possibile. Internet ha cambiato il mondo, Internet ha reso questo possibile. Internet, come ti dicevo, permette di reperire qualsiasi genere di informazione e le informazioni fanno risparmiare tempo, soldi, fatica, guadagnare vantaggio, esperienza o trovare la soluzione al tuo problema. Ricordo ancora quando ero un ragazzo, ero appassionato di film, per esempio noleggiavo un film al giorno, spesso andavo al cinema. Di tanto in tanto pescavo la fregatura. Tutto cambiò un giorno che trovai un sito web chiamato FilmUp, dove era possibile leggere le recensioni dei film scritti da chi aveva già visto il film. Mai più fregature da quel giorno. Al cinema continuavo ad andare, sì, ma guardavo solo i film con ottime recensioni della critica. Questa si chiama intelligenza collettiva. E chi ha già fatto esperienza di un qualcosa, di un servizio, già acquistato un prodotto, può lasciare una traccia sulla rete utile per chi verrà dopo di lui. Un esempio di questo può essere per esempio il GPS. Ti sei mai chiesto come fa la mappa del tuo GPS a indicarti il traffico presente qualche isolato più avanti? Semplicemente registra la velocità
dei veicoli che avevano il GPS attivo su quel tratto di strada, che hanno percorso qualche minuto prima o stanno percorrendo proprio in quel momento quel pezzo di strada. Oggi la garanzia non conta più nulla, dico sempre. Nel mondo di internet solo i film con le migliori recensioni sbancano al botteghino. Stessa cosa vale per i servizi e i prodotti. La garanzia era un qualcosa che serviva negli anni fa, quando non esisteva la recensione. In quegli anni era necessario un dentista che garantisse la qualità del servizio prodotto. Non c'erano le recensioni. Oggi questo non è più utile. Se hai un problema, vale molto di più una recensione. Le aziende moderne questo lo sanno. Appena sorge un problema, rimediano col loro centro assistenza. Questo è il potere del mondo dell'informazione nell'era della reputazione. Mai come prima i servizi erano costruiti attorno all'utente finale. Oggi un utente non vale più uno, ma 1.000, forse 10.000. Il suo giudizio vale molto, è in grado di muovere l'opinione di molti pazienti o potenziali consumatori verso un acquisto futuro. Internet ha reso in definitiva il mondo molto più piatto. È possibile venire a conoscenza di servizi che permettano di risparmiare fino al 90%, oppure è possibile acquistare prodotti sotto costo che stanno dall'altra parte del mondo. È possibile fare tutto questo con un click. In definitiva, internet ha permesso di trovare in maniera più semplice il servizio giusto al miglior prezzo. La rete non è stata solo una evoluzione del modo di acquistare e consumare servizi. Innanzitutto è stata, a mio parere, una rivoluzione del modo di lavorare e non ultimo di pensare. Come ho descritto poco prima, siamo stati messi di fronte al cambiamento dei mestieri. Oggi il dentista serve non più pazienti della propria città, ma come è stato nel caso del policlinico che ho realizzato in Moldavia, abbiamo pazienti da più di 5 nazionalità. Arrivano persino dall'America, dall'altra parte del mondo. Una rete ha permesso di scambiare dati ed informazioni in tempo reale, azzerando le distanze. Con un messaggio WhatsApp è possibile inviare una radiografia al proprio medico dall'altra parte dell'Europa e verificare l'andamento della guarigione, oppure pianificare in cloud la chirurgia. In pochi secondi riceviamo al nostro centro produzione file di impronte che sono state rilevate dall'altra parte dell'Europa con dei software e ci vengono inviate via internet. E possiamo poi andare a produrre in 3D fisicamente. Oltre questi grandi cambiamenti nel mondo dei mestieri e delle professioni, non si può non notare come sulla rete sia oggi semplice creare movimenti consumatori ed aggregare la domanda di servizi specifici. È possibile incontrare in piazze virtuali persone che la pensano come te, che hanno gli stessi ideali, gli stessi desideri o addirittura le stesse passioni. In questi luoghi che non esistono si incontrano persone reali che possono dare inizio a rivoluzioni e nuovi modi di fare, lavorare, di agire e realizzare prodotti o servizi in questo mondo iperconnesso. Il Movimento 5 Stelle in Italia è stato uno dei primi casi al mondo che ha dato manifestazione della potenzialità dell'aggregazione digitale. Pensieri e persone che si sono aggregate hanno fatto massa critica in un luogo virtuale e che hanno poi generato cambiamenti reali e misurabili poi nella società, nel modo di pensare della società. Stessa cosa è accaduta anni fa per la crisi del Nord Africa, la primavera araba. Rivoluzioni che hanno portato al ribaltamento di governi e dittature, e tutto questo è nato su Twitter. Ogni innovazione o nuovo modo di pensare della società deve passare dallo stadio di inaccettabile allo stadio di popolare ed infine legalizzato o comunemente accettato. Prova a pensare a come veniva ridicolizzato il fenomeno dei 5 Stelle all'inizio. Oggi ci troviamo in terza fase e questi si trovano al Parlamento. Stessa cosa avviene per il fenomeno delle cure transfrontaliere nel mondo. In Nord Europa, in America e anche in Australia ci si trova in terza fase. In Italia diciamo che ci troviamo più o meno in seconda fase.
Tra 5 anni sarà del tutto normale avere il proprio cardiologo a Parigi, il proprio dentista in Moldavia, oppure avere il proprio chirurgo plastico a Dubai. La rivoluzione dell'informazione che ha portato il mondo a essere più piatto, i consumatori più vicini ai servizi delocalizzati, è stata confusa ed etichettata con la parola sbagliata come crisi. Per anni è stato passato il concetto l'Europa ed il mondo stessero entrando in un periodo e momento storico di grande recessione e crisi dei mercati. La vera crisi, a mio parere, è quella dei valori e l'impreparazione della società a cogliere il positivo del cambiamento. E questo porta povertà e difficoltà alla grande fascia media della popolazione. Il non essere stati istruiti dal sistema scolastico, studiato appunto per l'era industriale, a muoversi in maniera scattante in questa nuova era dove i mestieri scompaiono, i servizi mutano e nuovi modi di consumare e produrre prendono lo spazio dei vecchi. Quando vai dal dentista per dover mettere una capsula, protesi o simulazione di un dente, il dentista deve seguire 3 passaggi. Primo, prendere il calco del tuo dente rovinato con un gel da impronta. Secondo, inviare il calco ad un laboratorio dentale che realizzerà poi la protesi. E terzo, installare il tuo dente o la protesi che riceve indietro dal tecnico laboratorio nella tua bocca. Oggi al nostro policlinico in Moldavia prendiamo l'impronta con un sensore digitale che fa una scansione laser del dente rovinato. Inviamo il file alla stampante 3D che in 5 minuti stampa la protesi. Infine la prendiamo e la posizioniamo sul dente che è stato modificato nella bocca del paziente. Hai notato qualcosa di diverso tra questi punti che ho elencato? Hai notato come l'odonto tecnico sia scomparso? Questo è il concetto di quello che sta accadendo nel mondo su larga scala. Non si tratta di crisi, ma di rivoluzione ed accorpamento e accentramento dei servizi. Un altro esempio che potrei farti è quello che sta accadendo da anni nel mondo della ristorazione con TripAdvisor o della mobilità con Uber o ancora dell'acquisto dei prodotti con Amazon. Pochi assopiglia tutto che hanno fatto da magnete intercettando più del 90% della domanda mondiale. Steve Jobs per primo aveva notato come nell'industria digitale ci fosse un rapporto di 40 a 1 tra chi aveva successo e chi invece falliva. Aveva osservato che per un'azienda di successo ce ne saranno almeno 40 di sicuro fallimento. Questo era dovuto al fenomeno della review o recensione, quei pezzetti di informazione, quelle tracce lasciate dai consumatori che direzionano l'acquisto dei potenziali acquirenti successivi. Il rapporto con l'avvento di internet si è esteso a tutti i settori, questo rapporto. Oggi, prima di acquistare qualunque cosa, gran parte delle persone apre lo smartphone e si informa. In passato si acquistava per prossimità, vicinanza, per passaparola. Oggi basta semplicemente andare su internet e guardare la recensione. Questo non avviene più. Dunque, se mi chiedi come dentista è vero che esiste crisi nel tuo settore, la risposta la conosci. La risposta è no. Oggi i pazienti non si ammalano meno, semplicemente hanno cambiato posto dove si vanno a curare. Qua al nostro policlinico in Moldavia abbiamo inaugurato quest'anno 14 poltrone chirurgiche in più. Probabilmente in Italia questo stesso mese hanno chiuso 14 studi dentistici, magari nella sola città di Roma. Per questo episodio è tutto e ti do appuntamento al prossimo episodio. Ciao!